volevo, prima di passare la parola a Bellardi, volevo dire un po' questo, che credo che di poter dire, spero di non essere smentita per nulla, che la nostra fondazione per quanto riguarda il patrimonio immobiliare e beni immobiliari della città va in controtendenza, nel senso che i palazzi della fondazione non solo tendono ad arricchirsi di attività, ma di attività di grande pregio, di grande prestigio per la città. Per esempio, in questo anno, come voi sapete, è stato alienato Palazzo Stradiotti, in cui il capostipite donatore qui raffigurato in questo quadro, e Palazzo Stradiotti è stato alienato non a un privato qualsiasi che possa fare qualsiasi intervento di tipo residenziale, ma all'Accademia Stauffer per realizzare la sede di una prestigiosa accademia, e questo ci rende molto orgogliosi, perché vuol dire aver recuperato un bellissimo palazzo nel centro storico della città, molto bello, con un bellissimo giardino, e sembra che sia stato lì apposta per attendere una collocazione così prestigiosa come quella dell'Accademia, e quindi questo ci fa molto piacere e dà alla città qualche cosa in più rispetto a quello che è la nostra missione, vero, che sta molto cara anche al nostro sindaco, di una città che è una città legata alla musica, alle eccellenze, ma soprattutto alle eccellenze nella musica. L'altra cosa interessante che così anticipiamo per quanto riguarda questa controtendenza, quella che io chiamerei controtendenza, è il fatto che a Palazzo Fodri ci sarà la sede del corso universitario di restauro degli strumenti antichi, e quindi a partire dal secondo anno accademico, quindi 17-18, inizierà il corso di restauro, che voi sapete è stato presentato proprio anche dalla ministra Giannini, che è venuta nella nostra città. Sarà l'unico corso di restauro specializzato in Italia per gli strumenti antichi, e avrà collocazione proprio a Palazzo Fodri, che diventerà quindi sempre di più un polo di eccellenza nel campo della musica e del restauro, oltre a CR Forma, che ha il proprio laboratorio di diagnostica per le opere d'arte. Ci sarà anche questo corso di restauro, e poi è corredato, ma non è un corredo, ma speriamo che nascano anche delle simbiosi virtuose dal coro Porta e da una scuola di danza, quindi diventa un po' una cittadella preziosa per quanto riguarda il restauro e la musica, ed è anche questa una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi, e ci auguriamo che si possa completare sempre di più la vita di questo palazzo così importante. Quindi la controtendenza è che abbiamo recuperato alla città palazzi antichi di grandissimo valore, ma soprattutto che li stiamo riempiendo di contenuti che ritornano veramente alla città per la preziosità del lavoro che vi si svolge. Quindi io forse ho parlato anche fin troppo, naturalmente vi invito a seguire le attività della Fondazione, e non solo durante la festa ma tutto l'anno, perché abbiamo bisogno, per i progetti che abbiamo messo in campo, della vicinanza di tutti, e una vicinanza entusiastica, possibilmente anche generosa. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Dentro una città che sta cambiando, dentro una città che sta cambiando. Io cito alcune cose che poi sicuramente verranno riprese la settimana prossima. Quando si dice che a Palazzo Fodri partono i laboratori di CR Forma sono una realtà che è sostenuta dentro una realtà più grande, che è il distretto culturale. La città di Cremona è diventato capofila del distretto culturale, Fondazione Carlo, Comune di Cremona, e il distretto culturale è l'insieme di una serie di realtà e di istituzioni che stanno davvero mettendo a sistema e a regime le risorse e le grandezze del nostro territorio, innovando però e immettendo altri elementi di novità. Allora, quando si dice che a Palazzo Fodri partono i laboratori della prima laurea di restauro di strumenti musicali scientifici in Italia, si dice un segno importante per la nostra città, perché accanto a questo mi permetto di ricordare che partirà anche il secondo anno di un master degree del Politecnico di Musical Acoustics, e noi ci caratterizziamo sempre di più come un luogo straordinario nel mondo per la ricerca nel suolo, per i violini e per la musica. Questo siamo noi,
ma non basta dirlo, non basta dire siamo orgogliosi, ma bisogna costruire poi il sistema che regge, e la fondazione è parte integrante di questo sistema dando il contributo che abbiamo visto, ma anche per Palazzo Stradiotti però, perché dire che Palazzo Stradiotti è la sede della fondazione Stauffer significa dire che il sistema Cremona si completa nella formazione musicale non solo attraverso l'Istituto Monteverdi, che abbiamo sostenuto, rilanciato sicuramente con fatica, e che ha la scuola civica, il pareggiato e la scuola civica insieme alle scuole cittadine, grande progetto importantissimo che sta funzionando, ma poi l'alta formazione che è data dalla Fondazione Stauffer, che nel sistema Cremona musica, suono e violini diventa centrale, diventa centrale. Allora ancora, anche qui la Fondazione è protagonista non solo nella carità innovata di cui siete e siamo capaci insieme con il territorio, con la comunità, ma nel cogliere le linee di sviluppo del nostro territorio e nel dare una mano molto forte. Ma io vorrei citare però anche gli interventi coordinati sul patrimonio, che è il patrimonio di Cremona Solidale, anche questo è un patrimonio importante, e anche gli investimenti in questo patrimonio diventano assolutamente significativi e dove ci vogliamo andare, ma mi si consenta, Presidente, racconta ciò che la città è e racconta ciò che la città anche in maniera nuova sta costruendo insieme. Non c'è nessuno oggi che può lavorare da solo, non c'è un comune che può lavorare da solo, non c'è una fondazione che può lavorare da sola, né un'azienda, neanche l'archivio e neanche il museo del violino, ma men che meno, ma insieme. Oggi la grande frontiera che noi abbiamo, che stiamo realizzando, è costruire quelle sinergie necessarie per rendere la nostra città, e lo è, lo sarà sempre di più, forte, soprattutto in alcuni settori, e consapevole della sua forza, piene entrambe, e anche questo è un segno di grande forza. La Fondazione è uno dei cuori pulsanti della nostra città, grazie a te, Giuliana, grazie a tutti quel consiglio di amministrazione, così competente, così bravo, e grazie a tutte le persone che ci lavorano, e grazie a voi tutti per l'ascolto.